Questo è un canale che normalmente parla di vino, però oggi mi sento di voler parlare di una persona speciale recentemente scomparsa. E di chi sto parlando? Di lui, Luciano De Crescenzo. Faccio questo video un po' diverso dal solito, quindi non parlerò di vino, ma credo che, essendo avvenuta in questi giorni la morte di questo grandissimo intellettuale italiano, sia doveroso portargli un omaggio. Io sono stato, da sempre un fan di De Crescenzo, da quando l'ho conosciuto, da quando ho letto il suo primo libro, ormai diversi anni or sono. Ve lo dico già, questo video sarà molto a braccio, è proprio un voler esprimermi quello che io penso di questo intellettuale, di questa persona veramente, secondo me, di una mente fine, che invito tutti a conoscere e ad approfondire. Magari spesso non è stato così valutato, così tra virgolette anche un po' pubblicizzato, però sicuramente ha veramente tanto sapere e soprattutto tanto spaziare. Intanto già, come ha detto un mio amico parlando di lui in una recente conversazione, lui era un po' un ossimoro vivente. Se pensate, lui era un ingegnere dell'IBM, quindi nel campo dell'informatica, quindi qualcosa di molto, se vogliamo dire, un po' rigido, soprattutto quella iniziale, quella degli anni, fatto degli anni, se fine anni 70, inizio anni 80, quando ancora l'informatica era agli esordi, ma che nutriva questo amore, questa passione per la filosofia, e aveva anche un certo tono artistico, un amante del cinema, del teatro, della musica, specialmente quella napoletana. Questo lo fa diventare probabilmente un uomo a tutto tondo, quindi con una parte razionale, una parte artistica, una parte creativa, ma una parte anche attenta. E il fatto che un bel giorno decida di mollare tutto, quindi un lavoro anche abbastanza importante all'interno dell'IBM, per poi intraprendere questa carriera di scrittore che poi l'ha portato a fare tantissimi libri tradotti in tantissime lingue nel mondo, sicuramente gli rende merito. Lui diceva sempre che era, e questo diceva in tanti suoi libri, erano i cosiddetti tre scalini che si trovano all'interno di una libreria o di una biblioteca e che permettono di arrivare ai libri più in alto, che normalmente sono quelli meno letti. Effettivamente la filosofia è un tema, per chi non è un addetto ai lavori, abbastanza difficile. Io non ho fatto studi di filosofia perché ho fatto studi di ragioneria, economia, e quindi sono fuori da quel campo, ma così è come lui era un laureato in matematica, e quindi questa passione comunque sua, personale, autentica per questo campo l'ha sicuramente reso un pensatore molto fine. Lui parlava sia ai re che ai re intesi come persone altolocate, ma anche al povero, perché lui, soprattutto quando raccontava Napoli, e vi dico, proprio vi faccio vedere questo libro, Ti porterà fortuna, proprio perché parla di questo viaggio immaginario che lui fa con una ragazza per Napoli, raccontando diversi spunti e scorci della città attraverso anche passaggi storici e filosofici. Ecco che vi farà vedere appunto la Napoli magari meno conosciuta, quella più nascosta, quella che non sempre emerge dal racconto che se ne fa sui quotidiani oppure sulle varie testate di informazione. Un'altra parte che sicuramente vi invito a
vedere. Lo potete tranquillamente recuperare, ad esempio, non so se avete Amazon Prime, lo trovate, o comunque facilmente reperibile. È il suo film, secondo me, capolavoro, comunque quello che riassume in tutto e per tutto il suo modo di vedere, il suo modo di pensare, che è Così parlò Bella Vista. Tratto dal suo libro, racconta appunto questa storia di questa diciamo famiglia del nord, rappresentata dal ragionier Cazzaniga, che era di fatto era il nuovo direttore del personale dell'Alfa Sud, che si ritrova da Milano a vivere a Napoli. E Bella Vista, interpretato proprio da Luciano De Crescenzo, quindi un professore di filosofia e storia in pensione, che però continua ancora a tenere queste lezioni con un variegato gruppo di suoi amici, nei quali ci sono persone di estrazioni sociali molto diverse, anche alcune piuttosto umili. C'è uno spazzino, un vice sostituto portiere, cioè, anche qui, come dire, con una maniera un po' pittoresca, ma anche un colonnello dell'esercito e uno strampalato poeta che chiude con pensieri poetici, o chiosa con i pensieri poetici determinati passaggi del film. Ecco, lì vi rappresenta proprio una visione di Napoli che in alcuni casi è un pochino caricaturale, un po' marcata, però effettivamente fa capire anche alcune caratteristiche proprio del popolo, cioè della Napoli proprio verace, della Napoli sicuramente di qualche anno fa, perché il film comunque sì, non è recentissimo, però vi farà apprezzare determinate caratteristiche. E tutto il fatto con una leggerezza che però non è disimpegnata. A volerlo guardare con attenzione ci si trovano tanti punti interessanti, tante particolarità e anche tanti motivi per riflettere. È un film che fa in alcuni passaggi veramente ridere, con battute trovate veramente, delle gag veramente esileranti, come ad esempio la gag la potrete vedere, di un uomo che di fatto è vicino a una cabina di quelle per fare le fotografie istantanee, che riesce a, diciamo così, intortare il cliente e a fare determinate foto in maniera un po' ridicola, se vogliamo. Oppure il discorso anche del bancolotto, queste due signore molto anziane che vogliono giocarsi i numeri di un sogno e parlano con l'addetto del bancolotto, e anche lì si aprono dei momenti molto esilaranti. Ma molto bella comunque è, non temo di farvi spoiler, perché in realtà il film corre su un binario abbastanza lineare, e quindi in realtà va guardato per capire determinate sfumature. C'è una scena finale dove sono appunto Cazzaniga, l'attore Scarpa, anche lui molto bravo, secondo me l'avrete anche visto in altri film, se vedete il film e lo recuperate sicuramente lo riconoscerete, e Luciano De Crescenzo seduti in macchina in un ingorgo molto grande, dove di fatto De Crescenzo dice una delle frasi che sicuramente è stata riportata qua e là sui social in questi giorni, cioè che dice che Napoli è probabilmente l'ultima speranza per l'umanità, proprio perché con questo suo modo di vivere un po' caotico, chiassoso, di non rispetto delle regole, però dove poi alla fine c'è il cosiddetto amore, vedrete anche lì la distinzione fra uomini di amore e uomini di libertà, di fatto è un modo per staccarsi dalla realtà e ancora continuare a sognare, a pensare, quindi ad avere dubbi, avere, anche lui era un fanatico del dubbio, anche qui c'è sempre un passaggio nel film che vi spiegherà la differenza fra gli uomini che hanno i dubbi e chi ha le certezze.
concludendo però tutto questo monologo con un, diciamo, un malinconico e un laconico: mamma mia che traffico. Ecco, quindi c'è il ritorno alla realtà dopo comunque il momento, diciamo, di sogno di questa Napoli come salvezza dell'umanità, che però si scontra con una realtà abbastanza confusionaria e incasinata. Bene, questo era, in realtà è pochissimo, nel senso che per capire De Crescenzo si dovrebbe parlare per ore, parlare della sua vita, degli incontri. Era amico ad esempio di Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, che ha frequentato quando era piccolo, vivevano vicini e giocavano insieme. La sua storia della sua famiglia durante la guerra, cioè, ma è tutto all'interno dei suoi libri. Guardate, io qui ne ho alcuni che ho dei miei, ma sono veramente una piccolissima parte dei libri che ha scritto, e il taglio non è mai noioso, è veramente coinvolgente, e credo che sia una delle figure di divulgatore di una materia comunque non così facile come appunto la filosofia che io conosca. Non è assolutamente noiosa, sempre qualche confronto con l'attualità, è veramente una mente lucida. È un artista, ha fatto film, musica, è una grande amante anche della musica, cioè è veramente un personaggio a tutto tondo, e sicuramente l'Italia con lui ha perso un grandissimo intellettuale, un grandissimo uomo di cultura, e spero che comunque questa sua cultura traspaia nei suoi libri e che voi possiate beneficiarne come ho fatto io. Bene, questo è tutto, mi sentivo di volerlo fare, e ovviamente non c'entra nulla, come ho detto all'inizio, con il vino, ma era per me doveroso. Vi ringrazio per avermi ascoltato fin qua, e se magari volete anche voi lasciare al sotto nei commenti un qualche ricordo di Luciano, oppure se volete anche, non so, chiedere qualche cosa in più, qualche consiglio di libri da leggere, sarò molto contento di darveli. Un saluto da Francesco, un saluto da The Wine Channel, e ciao Luciano.